di Virtus Verona Pro Padre con mister Vargas, allenatore della formazione di Busto Arsizio. Mister, che partita è stata? La partita intensa, penso che ho preso questi due gol un po' così, tanto merito, tanta responsabilità nostra su tutti e due i gol, e poi si fa difficile in un campo complicato per tutte le squadre venire a giocare qui. Abbiamo provato a spingere, a fare qualcosa di più, magari con il rigore si poteva aprire di nuovo per pareggiare la partita, però quando una squadra prende due gol del genere si fa complicato analizzare tutta la gara. Buonasera, discrimina qualcosa della gara, al di là poi dei gol che hanno portato al vantaggio della Virtus, nell'atteggiamento dei suoi ragazzi o in generale nell'arbitro? No, l'atteggiamento dei ragazzi penso che è stato positivo, magari potremmo essere più lucidi in qualche frangente della partita, però ripeto, quando si prendono due gol del genere non stiamo molto attenti in queste situazioni. Quando si aveva parlato della loro forza dei cross, soprattutto della parte sinistra loro, è normale che poi la partita diventa molto più difficile, però siamo stati in grado di riaprirla magari nel secondo tempo con quella giocata lì. Siamo stati bravi a sfruttare l'occasione che ci ha permesso di riaprirla. Poi dell'arbitro non mi piace mai parlare, perché alla fine uno spende energia, sappiamo che anche loro possono sbagliare, possono fare degli errori, non mi piace parlare nemmeno quando perdo una partita. Non cambiano le prospettive, peraltro la classifica rimane cortissima sia in avanti che dietro. Sì, un campionato molto difficile, molto duro. I ragazzi lo sanno che ancora ci mancano punti per essere sicuri di essere salvi, però proviamo a rispondere alle nostre aspettative. Penso che potremo fare molto di più in queste ultime due gare. Abbiamo avuto le possibilità di fare meglio e ripeto, è solamente un problema nostro della sconfitta di oggi. Al di là del risultato, cosa le è piaciuto? Se le è piaciuto qualcosa della sua squadra? No, che provano a fare quello che diciamo in settimana, a livello di possesso palla, di andare sugli esterni, di creare superiorità numerica sugli esterni, e soprattutto quando siamo chiusi di venire dentro a fare scambi. Ci è mancato un po' di lucidità, un po' di qualità nell'ultimo passaggio, però quando la partita è 2-0 è difficile poi rimediare con una squadra tosta come la Virtus.